Partito dall'opposizione, come giudica i tagli del governo? Primo, sono solo annunci, oggi diversi da quelli di ieri, quindi non si capisce bene che cosa succederà. Secondo, se il governo pensa di tagliare la sanità delle regioni o i comuni virtuosi, o se pensa di utilizzare il patrimonio che i comuni hanno creato nel corso dei secoli, si sbaglia di grosso, non si vendono i gioielli delle nostre comunità. Sarebbe un attacco al sistema delle autonomie. Mi pare che ci sia, come al solito, tante chiacchiere, tanta fuffa e poca sostanza. I tagli ci sono, ci possono fare, ma questo governo non ha il coraggio di farli laddove bisogna farli e, ripeto, non può pensare di aggredire e di attaccare le amministrazioni che funzionano bene. Il patto di stabilità, la battaglia sul patto di stabilità che faremo in autunno ha anche questo significato. I comuni virtuosi devono essere valorizzati, non puniti, portando via i soldi a chi ha risparmiato i soldi con la buona gestione. È l'esatto contrario della buona politica e della buona gestione. Colgo questa occasione, visto che ha parlato di governo, per rilanciare le proposte che la Lega ha fatto, abbiamo fatto l'altro ieri, in conferenza stampa a Roma. Tre punti qualificanti nel decreto sviluppo, che presenteremo sotto forma di emendamenti, ma che riguardano anche la spending review, e cioè l'intervento sulle banche che prendono i soldi della BCE, soldi pubblici in qualche modo all'1%, li usano per comprare i titoli di Stato, per patrimonializzarsi invece che per darli come credito alle piccole e medie imprese. Questo non può più succedere. Noi chiediamo che il governo abbia la possibilità di intervenire, se questo avviene, a commissariare queste banche e a trasformarle in banche pubbliche, modello Royal Bank of Scotland, per garantire che i soldi pubblici finiscano alle imprese che ne hanno bisogno e non nella cassaforte delle stesse banche, se no è un regalo alle banche che non serve alla crescita e a far ripartire l'economia, soprattutto l'economia del nord. Secondo punto è quello che abbiamo annunciato, la compensazione automatica a debiti e crediti. Le piccole e medie imprese, soprattutto che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, devono essere in grado di compensare automaticamente i loro debiti e i loro crediti, senza aspettare il momento del versamento delle imposte. Devono farlo immediatamente. Questi sono i punti principali che in qualche modo c'entrano anche con la spending review. Al congresso ha detto anche stop agli incarichi e sei incarichi a Roma. Come si destinano questi due temi? Ci sarà un regolamento delle incompatibilità? Ci sarà un regolamento che verrà approvato, sottoposto al Consiglio federale, che determinerà le incompatibilità all'interno della Lega tra un incarico politico, un altro incarico politico o tra incarico politico e incarico istituzionale. Il principio è questo qua, che ci deve essere, se uno si deve impegnare a svolgere un'attività, deve avere il tempo di farla, l'energia di farla e concentrarsi su quello. Quindi i miei vice segretari saranno i primi che daranno l'esempio su questo. Segretario, scusi, lei sta riorganizzando un partito come una volta e dei vecchi partiti. È un po' il ritorno No, 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 una volta era la Lega. Come una volta era la Lega è nata così, con le consulte, con i dipartimenti. Pochi di voi ricordano forse la struttura che abbiamo a Roma di supporto dei gruppi parlamentari, si chiama Timer, così venne chiamata nel 1992. Perché Timer? Perché doveva avere semplicemente la funzione di dare il tempo alla segreteria politica, all'ufficio politico qua di Milano, che doveva sviluppare le iniziative, le posizioni, le azioni, le proposte di legge. Poco a poco si è trasferito tutto giù per una serie di motivi, non sto qui a illustrarli. Ecco, noi vogliamo riportare qui il cervello, la mente pensante
della Lega, organizzandola chiaramente in dipartimenti, in modo tale che ogni militante della Lega, ma anche chiunque fosse interessato a sapere cosa la Lega pensa in materia di welfare, in materia di occupazione, in materia di ambiente, in materia di social network, in qualunque questione, sa esattamente qual è la posizione della Lega, e questa posizione viene aggiornata continuamente. Questo è lo scopo della riorganizzazione, è un ritorno al futuro anche questo, perché è l'intuizione che avevamo avuto all'inizio. Poi ci sono stati partiti in passato che hanno avuto una struttura di questo tipo? Probabilmente sì, però è una diversa, anche nel modo di gestione sono diverse. Nessuno di quei partiti aveva la connotazione territoriale che noi abbiamo. E questo per noi non è una limitazione. Sento qualcuno ancora dire: ma la Lega al Nord deve espandersi ovunque. Noi siamo Nord, noi siamo nelle regioni del Nord, abbiamo come prospettiva l'Europa delle regioni. Noi siamo il futuro, sono gli altri partiti che sono vecchi, quelli che pensano ancora di avere un perimetro nazionale in una nazione, l'Italia, che non ha più confini, con Schengen non ci sono più confini, sono vecchi loro, noi siamo il nuovo. La Lega che riparte dalla formazione, dalla meritocrazia, qual è il suo progetto? Innanzitutto desidero ringraziare il segretario Maroni per avermi dato questo incarico di grande responsabilità. Io voglio un po' replicare ciò che abbiamo fatto in Veneto, quindi creare delle scuole quadri, una scuola politica per militanti e sostenitori, una scuola per amministratori locali, quindi i nostri sindaci, consiglieri comunali, segretari, consiglieri provinciali che si apprestano a entrare in politica o lo sono già ma hanno bisogno di una formazione tecnica specifica, e poi una scuola di management, cioè per creare manager che entrano, diciamo, nelle istituzioni, nella cosiddetta burocrazia, no? E che possono da questo punto di vista portare avanti i nostri, anche se vogliamo, ideali, cioè prima il nord, la questione settentrionale, dal punto di vista tecnico, quindi manager preparati che rispondano al territorio e quindi ai cittadini. Col segretario federale l'ha detto chiaramente durante la conferenza stampa, lei avrà un ruolo difficilissimo, dovrà partire da subito, appunto cercare di dare una risposta agli esodati. Sarà suo il compito di intavolare una discussione con le regioni per risolvere questo problema? Sì, la prima cosa da fare è evidentemente trovarci insieme alle regioni del nord. Io sono nella giunta COTA e su questo tema eravamo già pronti, stavamo già elaborando una risposta concreta. Quindi io credo che nei prossimi giorni ci possa essere una prima risposta. Laddove non c'è e non c'è il governo romano, sicuramente ci saranno le regioni per rispondere ai problemi della gente. Una riorganizzazione capillare del movimento, divisa in compartimenti, di questo lei si occuperà. Qual è l'obiettivo? Ma la Lega ci dà un'organizzazione ritornando a quello che era il 92, quindi con dipartimenti gestiti da responsabili politici, con dei referenti che possono lavorare in sede piuttosto che direttamente a casa propria o nei propri studi professionali, per poter contribuire ad elaborare le tesi, le linee programmatiche politiche della Lega tramite il metodo del confronto, che deve avere naturalmente l'avallo politico del responsabile e del responsabile dei dipartimenti, oltre che naturalmente del Consiglio federale e del segretario federale in primis. Quindi un modo di lavorare molto smart, molto easy, se posso utilizzare questi termini, molto moderno, che ci permette di superare, se vogliamo, anche certi schemi che erano tipici e sono tipici dei vecchi partiti. Noi vogliamo essere, siamo un movimento che guarda al futuro. All'interno di questi dipartimenti abbiamo individuato anche una delega specifica per le nuove generazioni ed il futuro, intendendo per il futuro tutto ciò che ci attende, senza aver paura di accettare sfide.